Sono il Poro del passato e sto registrando quest'intro prima delle 4. Chissà, magari voi già sapete molto più di me e già avete visto la Switch Pro annunciata. Chissà cosa ci riserva il futuro. Niente, niente. Ma che vuoi che... non c'è niente. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza avere certezze sul futuro. Oggi parleremo del possibile ritorno di una serie amatissima dai fan Nintendo, di una brutta notizia per chi aspettava il ritorno di Kratos e di come PlayStation 5 stia gradualmente perdendo tutte le sue esclusive. Ma non solo! Prima di iniziare però, come al solito, sapete cosa fare. Vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, in particolare Instagram, dove questi giorni sta succedendo di tutto. Non vi basta? Beh, ci sono sempre i miei mini in HD su Ko-fi, dove tra l'altro mi potete offrire un caffè virtuale. Non dico altro. Va bene, non dico altro. Partiamo con qualche notizia al volo. La stampa internazionale ha iniziato a far uscire le prime anteprime relative a Mario Golf, Super Rush e Nioh, The World Ends With You. Sulla qualità del primo titolo, in fondo, avevo pochi dubbi, ma fa piacere notare come le prove della stampa stiano confermando le sensazioni ricevute dai primi trailer di presentazione. Super Rush sembra l'episodio più curato della serie e particolare attenzione è stata riposta nel confezionare la modalità avventura, che come in passato è una sorta di story mode che unisce elementi da JRPG al mondo del golf e promette di rinforzare un'offerta single player che troppo spesso è il tallone d'Achille di questi sportivi incentrati principalmente sul multiplayer. Piacevolmente sorpreso dal seguito di The World Ends With You. Questa volta Square ha ragionato a dovere per modernizzare un sistema di controllo che sembrava dover rimanere ancorato per sempre alle peculiarità del DS. Dove la remaster per Switch del primo episodio aveva fallito miseramente, proponendo dei controlli non convincenti in modalità fissa, Nioh sembra invece porre rimedio senza troppa fatica. Anche l'hype per questo gioco sta salendo nettamente e se Mario Golf è dietro l'angolo, l'uscita di Super Rush è prevista per il 25 giugno, per Nioh dovremmo aspettare un po' di più. The World Ends With You arriverà sugli scaffali il 27 luglio per PS4 e Switch e in seguito anche PC. Ora gli amanti di Pokémon possono gioire. Lo store online di The Pokémon Center ha annunciato che quest'anno metterà in vendita un peluche di Slowpoke a dimensione naturale. Il non proprio Pocket Monster sarà lungo 1,5 metri e sarà possibile preordinarlo sul sito per tutto il mese di giugno. L'unico problema è che, per quanto bello, il pupazzo ha un prezzo leggermente altino. Si parla di un costo equivalente a circa $450. Insomma, sì, probabilmente dovrete fare una scelta difficilissima, o la Switch Pro o il morbidissimo Slowpoke gigante. Fate voi, poracci! Bene, passiamo alle notizie principali del giorno. Da quant'è che non sentiamo parlare di Wario? Troppo, troppo tempo. Il buffo e a dirla tutta un po' disgustoso rivale di Mario potrebbe però fare il suo ritorno a breve, con un nuovo episodio della serie che ha consacrato la seconda parte della sua carriera, WarioWare. L'irriverente serie sviluppata da Intelligent System è sparita da radar per un bel po'. L'ultima apparizione è datata 2018, anche se WarioWare Gold su 3DS è in realtà una collection di minigiochi apparsi nei precedenti capitoli. L'ultimo vero episodio della serie è datato 2007. Sto parlando di Smooth Moves, che fece la sua comparsa su Nintendo Wii. Nonostante i Joy-Con e le potenzialità ibride di Switch potrebbero sposarsi benissimo con un nuovo episodio di WarioWare, Nintendo per ora non ha dato segnali di interesse nel rivivere la serie. Ora però, con le tre alle porte, alcuni fan Nintendo sono stati invitati dalla casa di Kyoto a partecipare a dei sondaggi che qualche sospetto lo mettono. La moglie dello youtuber Beta64 è stata chiamata a rispondere a una domanda molto specifica, al prezzo di $49,99. Quanto saresti interessata a comprare il prossimo gioco nella serie di WarioWare? Il prezzo è in linea con Miitopia, una recente riproposizione da 3DS, e diciamocelo chiaro, come tempismo è parecchio sospetto. Sembra quasi che Nintendo stia testando il terreno in previsione di un imminente annuncio. WarioWare potrebbe essere una delle sorprese di questo E3 2021?
Voi cosa ne pensate? Poracci! Poracci, è giunto il momento di passare dall'altra parte della barricata e parlare di qualche novità relativa al mondo Sony. Purtroppo non ci sono notizie positive per chi stava aspettando con impazienza il ritorno di God of War. Sul blog ufficiale di PlayStation è stata pubblicata la trascrizione di un'intervista a Herman Hulst, capo dei PlayStation Studios. Durante il Q&A, il coordinatore dei vari studi interni a Sony ha risposto a varie domande riguardanti il futuro delle produzioni pensate in esclusiva per PlayStation, e tra le varie informazioni che sono trapelate da questo bot e risposta, è stato ufficializzato il rinvio di God of War 2 al 2022. Come era facile immaginarsi, anche i grandi studi di sviluppo hanno subito dei notevoli disagi durante la pandemia, impedimenti che li hanno costretti a rallentare di molto con le tabelle di marcia. Per Hulst, la decisione è stata quasi scontata. Con la volontà di mettere sempre in primo piano la qualità delle produzioni, è stato scelto di non mettere fretta a Sony Santa Monica, rimandando l'uscita di Ragnarok a un generico 2022. Anche per Horizon Forbidden West non c'è ancora una sicurezza al 100% che il gioco esca nel 2021, ma dallo State of Play abbiamo potuto constatare che quantomeno il gioco è in una fase di sviluppo avanzata. Per God of War, abbiamo avuto solo un logo animato, e lo sappiamo tutti cosa succede quando si scatena l'hype già a partire dalla presentazione di un nome, no? La maledizione di Metroid ha insomma colpito anche Kratos, ma in fondo c'era da aspettarselo. Quello che ha lasciato molto più sorpresi è il cambio di politica di Sony nei confronti delle sue piattaforme. Se infatti all'alba della presentazione della Next Gen le due strategie di Sony e Microsoft sembravano sposare due filosofie molto differenti tra di loro, l'azienda giapponese sta ora rivedendo il suo concetto di esclusività, decidendo di dare sempre più maggiore importanza alle produzioni cross-generazionali. Atteggiamento che però ha fatto storcere il naso a più di un fan. La PlayStation 5 avrebbe dovuto rappresentare un punto di rottura con il passato, un'idea di gaming che, a differenza di quanto proposto da Microsoft e il suo ecosistema Xbox, avrebbe garantito sì la retrocompatibilità con PS4, ma avrebbe prediletto soprattutto l'avanzamento generazionale, presentando PS5 come un salto qualitativo netto rispetto al suo predecessore. Fatto sta che, con una console introvabile e difficile da produrre da una parte e dall'altra una base installata di oltre 110 milioni di console con giocatori attivi, era ovvio che Sony avrebbe riconsiderato questa posizione. Hulst quindi, quasi come se niente fosse, ha confermato che tutte le grandi produzioni in arrivo, tra cui Horizon, God of War e Gran Turismo 7, saranno dei titoli cross-generazionali che potranno essere giocati sia su PS4 che su PS5. Non c'è nulla di male, anzi forse è un passaggio scontato che va poi a giocare in favore anche dei consumatori che non saranno costretti a passare alla next gen nell'immediato. Peccato che questa nuova strategia entri in netto contrasto con quanto affermato fino ad ora. Se per molti titoli Sony si era furbescamente tenuta sul vago, Gran Turismo 7 ad esempio era stato esplicitamente pubblicizzato come un'esclusiva PS5. Cosa che non sarà più vera. A conti fatti, oggi le esclusive per la next gen Sony sono veramente poche ed è chiaro come di next questa generazione abbia veramente poco. In ogni caso, vi invito a recuperare l'intervista nella sua interezza perché tocca alcuni punti nevralgici del gaming targato Sony, ma intanto ditemi, cosa ne pensate di questo radicale cambio di rotta? Ad oggi, qual è secondo voi un motivo valido per passare alla next gen? E per chiudere, poracci, diamo un'occhiata al sondaggione di stamattina. Vi ho chiesto se secondo voi durante il Direct del 15 giugno vedremo Breath of the Wild 2. E più della metà di voi è convinta che sì, il gioco sarà presente, o se non altro verrà mostrato almeno un piccolo teaser. Io, poracci, ho ancora dei sentimenti contrastanti a riguardo. Credo che il gioco non lo vedremo prima del 2022. E a questo punto mi chiedo se in 40 minuti di presentazione ci sia tutto lo spazio necessario per poter parlare di tutto quello che i fan vorrebbero vedere. Magari ne discuteremo in un video più approfondito nei prossimi giorni. Intanto occhi aperti, che non si sa mai. Se non esce Switch Pro, sicuro esce il sondaggione. Mi raccomando, votate, votate, votate. E questo, poracci, era tutto per oggi. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo ad un video che potrebbe diventare estremamente datato in pochissimo tempo. Vero Nintendo? Comunque vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Power, Michele Cross, ciao!
America!